Un saluto da Ivan di Paco Digit. Oggi proviamo un tablet non nuovissimo, è stato presentato l'anno scorso, ma che secondo il mio punto di vista, in ragione anche di una riconsiderazione dei prezzi, può diventare veramente un terminale interessante. Stiamo parlando di Optimus Pad V900. Un tablet con delle caratteristiche tecniche veramente di tutto rispetto, che probabilmente è uscito un po' troppo in anticipo rispetto ad alcune richieste del mercato, e non ha riscosso, a mio giudizio, il successo commerciale che meritava. Con questo vi voglio anticipare che, dopo averlo provato per qualche periodo, il mio giudizio è estremamente positivo su questo terminale. Optimus Pad è un tablet che gira su piattaforma Android Honeycomb con display da 8,9 pollici, risoluzione 1280x768 pixel, un display veramente molto gradevole, molto ben fatto. LG ci ha molto ben abituato anche negli ultimi periodi da questo punto di vista. La parte hardware di questo terminale gira su un processore Tegra 2 da 1 GHz, quindi un processore dual core con clock da 1 GHz, processore Tegra che è stato da poco affiancato da Tegra 3 che abbiamo visto girare di recente sull'Asus Transformer. Direi che comunque regge ancora molto bene il confronto con la concorrenza. In questo caso il processore è affiancato da un banco da 1 giga di RAM, la memoria fisica è invece di 32 giga che purtroppo non sono espandibili con una scheda di memoria esterna. La parte radio è provvista di HS-UPA a 2 megabit, scusa, e HSDPA a 10,2 megabit, quindi la velocità di navigazione e di scambio dati è piuttosto valida. Naturalmente è dotato di WiFi e Bluetooth, quindi la connettività è completa e assolutamente garantita. Questo terminale, ho dimenticato di dire prima, è dotato anche di connettività 3G, quindi in questo momento stiamo navigando con una nostra SIM, quindi sarà indipendente dalla presenza di una rete wifi. La parte fisica, le informazioni sulla parte fisica devono essere completate dalle dimensioni, circa 25 cm la lunghezza complessiva, direi un filo meno, circa 15 la larghezza, 12 mm abbondanti lo spessore. Il peso è di oltre 6 etti, un peso abbastanza ragguardevole, ma certamente in linea con questo tipo di prodotto. Come dicevo prima, il sistema operativo è Honeycomb, quindi quel sistema operativo che ha fatto da ponte fino all'uscita di Android 4.0 nei terminali, nei tablet che usavano Android. Alcune delle cose che abbiamo trovato qui su Honeycomb le abbiamo poi ritrovate successivamente su 4.0. La prima che balza all'occhio è data dall'assenza di tasti fisici, in quanto era già stato previsto in questa versione del sistema operativo la presenza di questi tre tasti integrati nell'interfaccia. Abbiamo il nostro tasto di ritorno, il tasto home e un tasto che io chiamo di menu contestuale, che in questo caso funziona come multitasking, quindi potremo vedere le ultime applicazioni aperte e passare agevolmente dall'una all'altra senza il minimo problema. L'interfaccia, come dicevo, si muove tramite delle pagine che possono essere abbondantemente personalizzate sia con i widget che con i collegamenti, cosa che oramai non è più una grossissima novità. La parte fisica di questo dispositivo ha nella parte posteriore uno dei suoi elementi caratterizzanti, di cui prima non ho volutamente parlato. Possiamo vedere la presenza di queste due fotocamere affiancate anche da un flash LED. L'Optimus Pad è stato il primo terminale, parlando di tablet, a portare in dotazione anche la possibilità di acquisire immagini in 3D e anche di riprodurle in 3D.
Quindi necessaria la presenza di una doppia fotocamera, fotocamera da 5 megapixel, che con un opportuno movimento ci permette di eseguire scatti in 3D. Gli stessi scatti possono essere visualizzati anche in una galleria appositamente dedicata per la visualizzazione in 3D. Abbiamo poi in questa parte, visto che siamo sul retro, anche la possibilità di accedere allo slot per la micro, chiedo scusa, per la SIM card. Nella parte bassa troviamo una presa micro USB e una presa HDMI per connettere il tablet a dispositivi in alta definizione. Sono presenti anche questi piccoli connettori per attaccare il nostro terminale degli accessori adesso dedicati. Presenti anche degli abbondanti altoparlanti di sistema. Abbiamo poi qui il tasto di controllo del volume. Nella parte superiore, adesso chiedo scusa perché la macchina non fa perfettamente fuoco, abbiamo anche tasto di accensione, un altro altoparlante di sistema, cuffie da 3,5 e un attacco proprietario per la ricarica. Vediamo, chiedo scusa. Eccoci qua, torniamo sulla nostra home page. Andiamo ad aprire la cartella delle applicazioni dove troveremo tutte le applicazioni caricate sul nostro terminale. Non c'è moltissimo di nuovo, i software utilizzati sono più o meno gli stessi che ormai troviamo su tutti i terminali Android. Troveremo l'aggiunta, come dicevo, di questo 3D sia player che come camcorder, quindi per l'acquisizione delle immagini, e poi tutto il classico pacchetto di programmi che Google preinstalla sul suo Android. Andiamo a vedere un attimo il browser. Avevamo già aperto prima la nostra pagina, browser che consente la preimpostazione in modalità desktop, quindi la rete ci vedrà sempre come se fossimo in una postazione fissa. La velocità di navigazione secondo me è estremamente valida, mi ripeto ogni volta che provo questi terminali Android, direi che l'esperienza d'uso della navigazione internet oramai è diventata eccezionale. Presenza naturalmente di flash player in versione full, supporto al multitouch, quindi come dicevo niente di nuovissimo. Può capitare, come in questo momento, qualche piccolo ritardo nel caricamento della pagina, più che altro dovuto a dei problemi di rete. In questo momento stiamo navigando con una SIM card autonoma, non sotto rete wifi, quindi può capitare qualche piccolo rallentamento, ma assolutamente nulla di trascendentale. Bene, che cos'altro possiamo dire di questo terminale? A me è piaciuto parecchio, devo dire la verità che non l'avevo ancora mai provato nel corso di questo anno, più o meno il periodo che è intercorso dalla sua presentazione, e l'ho trovato una gradevolissima sorpresa. Penso che possa rivaleggiare senza grossi problemi con i più blasonati competitori, sia a parità di sistema operativo, ma anche con sistemi operativi alternativi o concorrenti. È un bellissimo oggetto, assolutamente un bellissimo oggetto, ben costruito, solido, che anche questa concessione alla multimedialità, come dicevo prima, fotocamera, doppia fotocamera da 5 megapixel che permette di acquisire immagini in 3D. Video in Full HD sia in acquisizione che in riproduzione, quindi si fa sentire abbondantemente la capacità del processore dual core di elaborare dati in maniera molto veloce. Un terminale che io trovo davvero davvero interessante. Come dicevo prima, date un occhio magari all'articolo che abbiamo inserito nel nostro blog di questo Optimus Pad,
perché mentre vi parlo sono presenti delle offerte piuttosto interessanti. C'è stato un ribasso di prezzo in alcuni negozi che merita magari una considerazione nuova su questo tipo di terminale. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Un saluto da Ivan.